Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate. Dipende se siete a Londra o a Bangkok, ma dipende se siete con noi in Italia. E con noi c'è, signori, l'uomo gatto. Ciao Gabriele! Piacere di essere nella tua trasmissione. È piacere di conoscerti, ci siamo sentiti spesso sui social e adesso finalmente abbiamo la possibilità di fare qualcosa insieme. Sì. Senti, hai visto la nostra sigla? C'è un treno. Molto bella. Il tuo treno dei desideri dove porta? Ma allora, come puoi vedere, non sono Adriano Celentano. E il mio treno dei desideri considera che, vabbè, io adesso ho 51 anni, però sono una persona che comunque già da ragazzo ha viaggiato tanto e mi sento sempre in viaggio, magari sia con la mia fantasia e sia fisicamente, quando magari vado a fare qualche serata, quando devo andare in qualche programma televisivo, quando magari devo andare a fare dei colloqui oppure fare la spesa. La vita è un viaggio continuo. E com'è che ci si riempie la vita, secondo te? Com'è che ci si può riempire? Leggendo, scrivendo, ascoltando musica. Guarda, ci si deve riempire la vita di io sono del parere che ci si debba riempire la vita di cose belle, anche magari se viene qualcosa di negativo, ci serve, diciamo, per imparare, per migliorare, per crescere. Come diceva quella famosa frase: un giorno questo dolore ti sarà utile, un giorno questo sbaglio ti sarà utile. Senti, nel corso degli anni sei diventato comunque un giornalista musicale, se non sbaglio, non solo quello, ecco, anche sportivo, sì, voglio dire, sì. Certo. Come si è evoluto il mondo della musica negli ultimi 20 anni? Ma da, guarda, quando tu hai partecipato a Starabam, perché credo che ci sia uno sbalzo. Sì, allora intanto la musica è diventata molto commerciale, quindi dura lo spazio di una stagione, qualche mese, e poi svanisce. Cioè non è come quel classico, non è come i brani di una volta che uscivano dal Festival di Sanremo, dal Disco per l'Estate o da Festival Bar, che li ascoltavamo in quel momento e li ascoltiamo ancora oggi. E la musica oggi è diventata una sorta di usa e getta, cioè nel senso si fa un brano per magari cercare di arrivare al top delle visualizzazioni su internet oppure al download sui vari store virtuali, e cioè l'obiettivo è quello. Una volta invece, come penso ricorderai anche tu, l'obiettivo era vendere più dischi possibile, arrivare al primo posto in classifica. Adesso non si capisce più nemmeno dove siano le classifiche. Infatti, le classifiche, una volta c'era quella della Rai, quella di qualche canale privato che trasmetteva su scala nazionale, e quelle due tre poi basta. Ma adesso invece classifica di qua, classifica di là, i più scaricati, i più visualizzati, cioè non si capisce. Cioè anch'io che amo la musica faccio fatica a stare dietro, ecco. Senti, ti occupi anche di sport, mi sì. Risulta, no? E tu citi il Bayern, citi altre squadre, ma la mia idea è che lo sport, anche questo negli ultimi 20 anni, si sia
industrializzato. Sì, infatti è quello dove volevo arrivare anche io. Lo sport è diventato, Luca, è diventato un prodotto meramente televisivo. Vedi per esempio alcuni sport, mi viene in mente la pallavolo, che ha abolito il cambio palla, è diventato uno sport molto più veloce per far sì che si diverta il pubblico in tribuna e si diverta il pubblico che guarda la partita a casa. Poi magari anche per esempio le gare come dei 100 metri alle Olimpiadi o agli Europei, o qualche evento mondiale, vengono messe magari in prima serata o in un orario dove sai benissimo che comunque può avere un maggiore ascolto. Cioè si sta perdendo, ecco, quello che era il lato romantico dello sport, dove magari ci si riuniva, cioè si accendeva la radio e alla stessa ora tu potevi sentire quello che stava succedendo su 7-8 campi della Serie A. Invece adesso giocano al venerdì sera, sabato sera, domenica, lunedì, anzi domenica all'ora di pranzo, ecco, perché sì. anche all'ora di pranzo, per far sacrificare agli appassionati anche il pranzo della domenica in famiglia, dopo uno che ha lavorato tutta una settimana. Però per quelli come me che sono dei gran romanticoni, il mito della radio, della partita ascoltata alla radio, dello sport ascoltato alla radio, resiste ancora nonostante tutte queste questi cambiamenti e queste cose che ci sono, che si sono succedute nel corso degli anni. Sì. Senti, tu nasci come traduttore, no? Dall'inglese, sì. Dal tedesco. Se io ti dicessi, e ti faccio un esempio, vorrei che tu provassi a tradurre un giorno Giulia di Gianni Togni in inglese e in tedesco. Ci riusciresti? Ma guarda, più che tradurla, magari si potrebbe fare un adattamento, perché magari una canzone, se è bella come... se è bella nella lingua originale, se magari è bella in italiano o in inglese, perché non lasciarla nella lingua in cui è nata? Sì, cioè, ci sono state canzoni negli anni 60 e 70, mettiamoci anche gli 80, dove sono stati degli adattamenti, dove dei cantanti stranieri, penso a Mick Jagger, che ha cantato un successo dei Rolling Stones in italiano, che la canzone era Con le mie lacrime, che è la versione di As Tears Go By. Penso a Mina, che ha cantato alcuni suoi brani in inglese, ma anche in francese, anche in tedesco. Insomma, sì, ci sono stati adattamenti nelle varie lingue. Traduzioni propriamente no, magari tu puoi scrivere una canzone. Io per esempio metto le mani avanti, perché sono una persona che mette le mani avanti, sono molto onesto con me stesso, cioè quando dico che una cosa non so farla, lo dico, non so farla, se mi danno una mano a farla la faccio. Senti, veniamo al tuo must a Sarabanda. Dunque, è un gioco che io ho seguito fin da quando, ricordiamolo, all'inizio non era un quiz Sarabanda. Sì, era un programma musicale dove c'era musica richiesta, mi sembra, vero? Sì, era così. Poi hanno avuto la geniale idea di trasformarlo in quiz musicale, anche perché se non avessero fatto questa scelta sicuramente avrebbero chiuso botteghe e questa conversazione che stiamo portando avanti non sarebbe mai esistita, come tante altre cose, insomma. Sì, è un gioco che io seguivo volentieri e convincevo, pensa, e ti parliamo di 20 anni fa, quindi erano vivi i miei genitori, e loro vedevano volentieri il telegiornale, ma io li convincevo a girare su Italia 1. ma non eri il solo, tante persone cercavano di boicottare il telegiornale e mettere la trasmissione nella quale giocavo anche io. Sì, perché fondamentalmente Sarabanda univa la spensieratezza della musica al fatto che si potessero conoscere
si potessero conoscere canzoni che magari uno non aveva mai sentito, oppure magari risentire dei brani che avevi sentito, che ne so, tipo 20 anni fa, 30 anni fa, o magari anche ieri, e praticamente faceva piacere sentirli. Io spesso, prima di andare a giocare, mi mettevo in competizione con quelli che giocavano, con i campioni, e spesso mi capitava anche di batterli o di essere arrivare a loro livello. Infatti, infatti mi ricordo, mia madre mi diceva sempre, ma scusa, perché non vai? Io mi dicevo, no, non mi vergogno. Dice, come tu? Dice che da piccolo te volevi sempre mettere in mostra. C'ho paura. Dopo ho preso il coraggio a due mani, ho fatto il provino e la storia la sanno tutti, insomma. Ti confesso che è accaduto anche a me. Io invece non ho avuto il coraggio di fare il provino. E mia madre mi diceva, perché non ci vai? Io ero uno bravino. Non al tuo livello, ma ero bravino. E senti, volevo chiederti una cosa. A proposito dei campioni di Sarabanda, quali erano i rapporti fra di voi? Allora, guarda, io con alcuni di questi campioni non mi sento più, perché insomma i tempi sono passati, loro hanno comunque hanno comunque le loro vite, io ho la mia, con la mia fidanzata Elena, di cui sono innamoratissimo e che vive con me. Quindi insomma, ecco, ognuno praticamente ha ripreso la sua vita, il suo lavoro e tutte le sue cose. Come diceva un mio illustre conterraneo, Giacomo Leopardi, una famosa poesia, ed è al suo travaglio usato, ciascuno in suo pensiero farà ritorno. Quindi insomma, sì, c'era il momento di vedersi negli studi, il tempo di fare quattro chiacchiere dietro le quinte, e poi c'era il tempo della partita. C'è stato il torneo. Allora, io ricordo quello del 2017, quello di 6 anni fa ormai. E dove praticamente hanno celebrato il ventennale. Io personalmente non ero nelle condizioni psicofisiche giuste per fare questa partecipazione, però alla fine mi sono convinto, sono andato, anche perché un po' in quel periodo stavo promuovendo del mio lavoro artistico. Allora quel passaggio ho sfruttato, tra virgolette, quel passaggio televisivo per promuovere quello che stavo facendo in quel momento. Però io ti dico, posso, allora, per quello che mi riguarda, a me è stato, diciamo, piacevole incontrare vecchi amici, conoscere persone nuove, rivedere lo studio dove è partito tutto quanto, insomma, tante cose. Però io dico questo, poi sulla pagina social che venne creata, che adesso non c'è più, di quel programma, non è che il pubblico si è espresso come veramente si doveva, cioè... Insomma, metti su 100, 200, 200 recensioni, la maggior parte, diciamo l'85, forse anche il 90% era una recensione che bocciava questa... Il remake. Sì, che poi oltretutto lo hanno fatto, cioè... Allora, vuoi fare un remake? Per carità, fallo, però è anche giusto che tu lo debba fare in un periodo in cui sai che la gente comunque viene e si mette davanti al video e guarda il programma. Quando l'hanno fatto era giugno, eravamo vicini all'estate, quindi praticamente dopo la stagione fredda arriva la primavera, arriva l'estate, la gente comunque ha voglia di uscire, ha voglia di stare fuori, non è che sta lì davanti alla televisione a guardare non solo il programma, quello dove stavo io, ma anche altri tipi di programmi. D'estate la gente la televisione non la vede. Anche perché in una località turistica come Porto San Giorgio, dove abito io, o in qualunque altra località turistica,
La gente la sera esce, va verso il mare perché ci sono varie attività, varie cose, cioè non è che stai da, poi magari se capita nel luogo dove vai a trascorrere la serata che c'è il televisore, vedi il programma, ma così ci butti un'occhiata. Infatti gli ascolti non è che premiarono molto. Sì, ho capito. Senti, com'era il rapporto, e a Saramanda com'era il rapporto con i musicisti? Ma il rapporto con i musicisti, sì, insomma, si vedeva che mi stuzzicavano, però dopo fuori dare quello era diciamo, tra virgolette... lo spettacolo. No, sì, però era faceva parte dello spettacolo. Però dietro le quinte eravamo tutti quanti amici. Però, e comunque, penso che tu lo conosca, Luca, c'è un proverbio che dice il gioco è bello quando è corto, e a volte, sì. A volte la gente non ha il senso della misura e se ne passa, come diciamo nelle Marche, e quindi sarebbe magari ora che sì, cioè sarebbe bello che certe volte, ma non solo in quel caso, in ogni caso, quando vedi che si sta diventando pesanti, basta, cioè capisci, no? Sì, sì. Senti, quanto era difficile indovinare con poche note una canzone? Ma quanto era difficile, più che altro devi mantenere la concentrazione molto, sì, molto alta, cioè devi tenere, come si dice nel mondo della box, la guardia alta. Devi comunque avere una grande concentrazione, una grande freddezza e soprattutto una grande lucidità, perché lì se sbagli una virgola sei fregato. Ho capito. Senti, invece tu sei stato campione anche di caduta libera, se non sbaglio. Sì, da Gerry Scotti. Diciamo, quello è stato se dovessi usare un termine calcistico, è stato il mio triplete, perché praticamente in una puntata, quella dell'11 dicembre 2016, ho realizzato la tripletta in una stessa puntata, cioè ho vinto il titolo, ho vinto il piccolo montepremi che avevo accumulato e ho vinto anche un viaggio a Dubai, quindi praticamente ho preso tre piccioni con una fava, e quindi posso dire che caduta libera è stata una sorta di esame di maturità, perché io, vabbè, sai benissimo, lo sapete tutti quanti, che io vengo da un quiz musicale, nessuno avrebbe scommesso una lira sul fatto che io andassi a un quiz di cultura generale, dico vabbè, ci vado, mi diverto, conosco Gerry Scotti. Invece io, quando ho giocato la prima volta, ho giocato contro uno dei più grandi campioni di telequiz, Ferdinando Sallustio, e gli ho tenuto testa. Infatti mi ricordo quando sono caduto di sotto dalla botola, sono venuti a riprendermi, e dopo che sono uscito dalla botola mi ricordo che sono arrivati degli autori e dei redattori che mi hanno stato complimentato, e detto bravo, l'hai spaventato, sei riuscito a tenergli testa, dice, perché quello è forte. E io ho detto sì, però dico sono caduto di sotto. No, dice, sei stato bravissimo, dice vedrai che ti richiamiamo. Allora mi hanno richiamato una seconda volta, sono arrivato all'ultima sfida, poi dopo alla terza partecipazione sono diventato campione e ho vinto anche i soldi. E ti dico un aneddoto, Luca, riguardo a quella serata. Praticamente mentre facevamo le prove, ho avuto come una sorta di mancamento, e ho dovuto un attimo interrompere, prendere un attimo una boccata di ossigeno, perché un momento ero un po' teso, perché ero riuscito ad arrivare agli studi prendendo il treno al volo, perché c'erano stati dei ritardi, poi insomma si erano accumulate diverse cose. Allora c'era un po' di, praticamente ero un attimo, non ero tranquillo, allora ho fatto 5 minuti un attimo di 5 minuti un attimo di pausa, ho preso la concentrazione, ho fatto 3-4 respiri profondi, e poi dopo alla fine ho giocato, e come sono andate le cose lo sanno tutti. Cioè, pensa solo, se non avessi giocato quella serata magari non avrei realizzato il triplete, ecco. Senti,
Enrico Papi e Gerry Scotti, due modi di condurre completamente diversi, immagino. Sì, 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 comunque guarda, allora non è che non è che dico uno è più bravo dell'altro, oppure quello è bravo, quello no. Sono tutti e due bravi, sono due professionisti. Gerry Scotti lo conosciamo tutti come conduttore musicale, conduttore radiofonico, DJ television e anche altri programmi più leggeri. Enrico Papi ha cominciato con il gossip e poi comunque ha avuto la fortuna di fare Sarabanda, la fortuna di avere anche dei campioni che ne hanno fatto la storia. Cioè lui è bravo come presentatore, ma anche una buona parte è merito vostro. Esatto. Poi in mezzo a questo duo metto anche un terzo che ho avuto il piacere di conoscere e di partecipare a alcune sue trasmissioni, che è Paolo Bonolis, con il quale ho fatto Avanti un altro e Ciao Darwin. Io Avanti un altro lo chiamo affettuosamente la gabbia di matti, perché lì sono veramente tutti sopra le righe. Io ho partecipato una volta e sono uscito per uno sbaglio su una cosa che poi sapevo. Poi dopo mi hanno chiamato con le puntate, quelle della domenica sera, Avanti un altro pure di sera, e addirittura mi hanno dato il ruolo di capitano della squadra dei campioni dei telequiz, e sono riuscito ad arrivare in finale. Poi è stata una bellissima serata, memorabile, perché a farmi le domande c'è stato Totò Schillaci, che è stato uno dei miei idoli calcistici. Io da ragazzino, Italia 90, è stato un sogno, peccato che poi non abbiamo vinto. Poi quando sono arrivato al gioco finale, quando ho realizzato che ero arrivato a quel gioco finale, il gioco quello che, vabbè, lo sappiamo tutti, quello dove tu devi dire la risposta sbagliata anziché quella esatta, un attimo ha cominciato il cuore a battermi in maniera non forte, di più. Poi abbiamo giocato in coppia, perché c'era quello degli A volte ritornano e poi c'ero io. Allora, quello poveretto ha sbarellato. Io invece vuoi un po', perché alla fine ho cercato di stemperare l'attenzione, perché mi stavano rassicurando. Vuoi anche perché l'atmosfera gioiosa di quel programma, l'atmosfera divertente, mi ha, diciamo, un po' alleggerito. L'ho presa un po' l'ho presa un po' sul sottile, sul leggero, e l'ho presa a ridere. Però devo dire che quel gioco lì, quello dove devi sbagliare, è tremendo. Non so. Senti, e i tuoi progetti per il futuro? Allora, i miei progetti per il futuro, io non spoilerò quello che devo fare. Senza spoilerare. No, ma assolutamente. Ci sono delle situazioni in ballo, ci sono delle situazioni con le quali che mi vedranno diciamo protagonista, non solo questo inizio anno, ma anche negli altri mesi a venire. Quindi insomma possiamo dire che non mi fermo, ecco. Anche se comunque ho vissuto lo scorso anno un momento di sconforto davvero brutto, un po' per la morte di mio papà, e poi dopo a fine anno, poco prima di Natale, è morta mia mamma, e un po' per altre vicissitudini. Poi ad agosto ho preso il Covid mentre ero nel pieno dell'attività artistica. Però se devo salvare due cose di quel 2022, come dice De Gregori, qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure. E le pagine chiare sono la pubblicazione del mio primo libro, Te lo ricordi, L'uomo gatto, con la Santelli Editore, e il 2 giugno, la data più bella di quell'anno, che è arrivata la mia fidanzata Elena, si è trasferita qui a Porto San Giorgio, nelle Marche, e viviamo insieme. Sì.
E quindi capisci quando, come dicevano nel film Il Corvo, non può piovere per sempre. No, assolutamente. Bene, Gabriele, guarda, io penso sempre che tu sia geniale, lo penso da sempre, e cosa dire, salutiamo tutti e alla prossima occasione, no? Assolutamente sì, ciao Luca, un saluto a tutti quanti quelli che vedono questo programma, e speriamo di non averli annoiati, ecco. Speriamo che si divertano così come ci siamo divertiti noi a fare questa intervista in streaming. Buonasera, buongiorno, avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.